Amici, unitevi a Politica Vox. Se vuoi rimanere sempre aggiornato su politica, attualità e analisi, questo è il posto giusto per te. Segui le nostre storie e immergiti in quelle epiche di Pirata RB, pronto a sorprenderti ad ogni virata. Con il suo grido, buon vento ciurma. Oggi parliamo del G20 a Rio de Janeiro, un evento cruciale per affrontare le sfide globali. Sotto la guida della presidenza brasiliana, tre temi hanno catturato l'attenzione: la lotta alla fame e alla povertà, la riforma del sistema multilaterale e la transizione energetica. L'Italia ha aderito con convinzione all'alleanza contro la fame lanciata dal presidente Lula, in continuità con il lavoro già avviato nel G7, con iniziative come la Puglia Food Sai Initiative. Abbiamo ricordato quanto sia fondamentale la sicurezza alimentare, specialmente nei paesi più vulnerabili. Attraverso l'iniziativa Food for Gaza, abbiamo inviato 47 tonnellate di aiuti essenziali, ribadendo l'impegno italiano per alleviare le sofferenze civili nei contesti più critici. Sul fronte della governance globale, l'Italia sostiene una riforma inclusiva del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Proponiamo seggi temporanei e a rotazione per migliorare l'efficienza e rappresentare meglio le diverse aree geografiche. La transizione energetica è stata un altro pilastro del summit. L'Italia ha rivendicato il suo ruolo d'avanguardia sul nucleare da fusione, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare l'accesso all'energia. Abbiamo sottolineato la necessità di un approccio pragmatico, puntando su tutte le tecnologie disponibili, inclusi i biocarburanti, per raggiungere la sostenibilità senza compromettere la crescita economica. Tra gli incontri bilaterali, l'Italia ha consolidato relazioni strategiche con leader come Justin Trudeau, Narendra Modi e il presidente della Banca Mondiale, focalizzandosi su investimenti in Africa e nuove opportunità di sviluppo globale. E mentre si lavora per superare crisi internazionali, l'Italia non perde di vista la sua comunità. Nel 2024 celebreremo i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile, un legame storico che continueremo a rafforzare. E ricordate, amici, con Politica Vox non perderete mai un colpo. Restate con noi per analisi, approfondimenti e storie che fanno la differenza. Il Pirata RB vi saluta con il suo inconfondibile grido: buon vento ciurma!